Io dichiaro subito la mia follia, e la mia follia è che se noi oggi abbiamo delle città fatte così, le città del domani, cercando di posizionare questo domani il più in fretta possibile, le città del domani dovrebbero essere drasticamente e radicalmente diverse. Io qui vi ho fatto un selfie della città del domani e ve la faccio più grande. Per dirvi quanto distante siamo da quello che dovremmo invece fare. Parliamo di città che sono completamente diverse sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista energetico. Noi stiamo vivendo oggi questa crisi energetica. Ci siamo resi conto improvvisamente che il fossile non era poi questa grande buona idea, e prima o poi, se vogliamo toglierlo, dobbiamo fare delle cose diverse. Fare delle cose diverse, bisogna trovare il posto dove farla, e anche nelle città dovremmo fare tante cose. Una delle dimensioni di drastico cambiamento che dovremmo introdurre nelle nostre città è sicuramente quella del verde. Verde che vuol dire alberi, che vuol dire, come diceva qualcuno prima, il vegetale nella città, non parliamo, non pensiamo solo agli alberi. Ma io parto dagli alberi per provare a ragionare con voi su un concetto che secondo me non è, che a voi agronomi è molto chiaro, ma che non è invece molto chiaro alla collettività. Noi parliamo di alberi assolutamente, ma gli alberi se ne stanno poi liberi per i fatti loro.